Da oggi l'avvocato Covelli cambia vita. L'unica donna sarà mia moglie. Pensa che palle. Chi era? Non lo so. C'è un uomo voluto in camera tua e sai chi è? Sai, a me d'Italia piace proprio tutto. Totò Cutugno, i ricchi poveri. Non è che io ti piace, però. Non scherzare, eh? È una vita che stai a dieta, mo voglio alimenti. È la prima volta che venite da noi? Sì, è la prima volta perché di solito andiamo a sciare a Monte Bondone. Oh, splendida località! Voi che ci fate qui? Siamo venuti a Cortina perché non si può. Capo! Ci hai portato il vino del 2015, fra 3 anni? Quella non è l'annata. È il presso. Le piace, avvocato? È un regalo azzeccatissimo. Ti rendi conto se il presidente viene a sapere che chi gli tromba la moglie è quel deficiente del mio autista? Un bicchiere d'acqua, per favore. 12 euro. Accettate pure i lingotti. Lo conosco. È ricco, giovane. Sì, alla metà dei tuoi anni. 24 anni. Te cari l'anni? Ce n'hai 56, mica 48. Il principe. Amore, Emanuele ci ha chiesto se ceniamo con lui e i suoi amici. Emanuele, ospite. Cosa va a dire? Sì o no? Che lavoro fa lei? Vendo i giornali. Editore. Ma lo sai che vive a Santo Stefano? Non vanno nei ristoranti, non si mischiano, stanno tra di loro, tra i loro amici. Massimo? Brunella. Allora sei tu quello che va a letto con mia moglie. Ma tu ti conosci a te e tua moglie? Ma non la conosci quella che te la feci, eh? Mangiavi insieme qui al caminetto. Ospiti. Claro, a mi cargo. Ma perché quando si tratta di mangiare non rispondono mai in italiano? Che mi tradisci con sto ciccione? Roberto, questo è il nuovo parroco. Ma che l'hai data pure al parroco? Mattina oggi esagera, eh? Voglio che prendi solo la roba che costa di più. Come sei subdolo? Mamma mia, che prezzo. C'è sta un filetto di gobbe che deve essere un animale estinto, perché costa come il motorino mio.